Questo protocollo si inserisce in un percorso di maggior rafforzamento ovviamente della legalità che già abbiamo iniziato con altri comuni, già abbiamo stipulato un protocollo analogo con il comune di Pesaro, di Fano e di Urbino, e la volontà è quella lì di creare appunto una sinergia anche con i comuni per intercettare tutti quei fenomeni di evasione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche che sono fondamentali per fare in modo di ridistribuire questa ricchezza a chi ne ha effettivamente bisogno, e quindi le fasce ovviamente più deboli delle popolazioni. A me piace definire appunto la Guardia di Finanza come una moderna forza di polizia a forte vocazione sociale, proprio perché grazie a questo impegno e quindi al individuare da subito fenomeni di evasione, fenomeni di indebita percezione, ovviamente aiutiamo l'economia sana e quindi siamo vicini, ritengo, al contribuente, al professionista, all'imprenditore, al cittadino onesto e che rispetta le regole. A livello pratico, proprio in cosa consiste questo protocollo? Cioè, quali saranno gli interventi appunto pratici e fisici che farà appunto la Guardia di Finanza? Sì, ovviamente la Guardia di Finanza agisce anche su un percorso di autonomia, cioè abbiamo a disposizione anche delle banche dati particolarmente performanti che ci consentono comunque di intercettare fenomeni di evasione o di indebita percezione di erogazioni pubbliche, come pure abbiamo pattuglie presenti sul territorio che consentono ovviamente di percepire da subito quali sono le anomalie del sistema economico e quindi di intervenire. Il protocollo è un ulteriore strumento che consente appunto di percepire con l'ausilio appunto del funzionario comunale o di chi magari istruisce la pratica per l'erogazione di sovvenzioni o di aiuti nei confronti dei contribuenti, che in caso di anomalia ovviamente ci chiama, e quindi abbiamo un ulteriore strumento che ci consente di indirizzare ancora meglio ovviamente la nostra azione. La firma con la Guardia di Finanza in questo protocollo d'intesa per una presenza della Guardia di Finanza in un'area in forte crescita dal punto di vista economico e anche di rispetto delle regole. Rispetto delle regole vuol dire aumentare le entrate per dare risposte alle persone più bisognose. Ne va un forte ringraziamento alla Guardia di Finanza per una presenza in questo territorio, per controllare i furbi e aiutare le persone più fragili e più deboli, e fare in modo che le regole, una società democratica è tale se ci sono delle regole e le regole vengono rispettate.